Con i due colpi comincia lo studio delle varie combinazioni ritmiche sotto forma di letture. Lo sviluppo graduale della velocità, mediante il cambio della figurazione, raggruppa in una sola esecuzione esercizi di tecnica e di ritmica. Eseguite gli esercizi sul tamburello da studio, poi passate al tamburo. Una volta acquisita una buona tecnica sul tamburo, vedrete che sarà molto facile trasferirla su altri strumenti. Vi raccomando di scegliere il tempo di esecuzione pensando sempre alla fine dell'esercizio, cioè alla parte più impegnativa. Questo per non correre il rischio di fermarvi per avere scelto un andamento troppo veloce. Vi faccio ascoltare le fasi finali di alcune sequenze ad una velocità che io considero ideale per lo studio. Nella ripetizione a tutto schermo, osservate i punti salienti dell'esecuzione. Preparazione, caricamento bacchetta destra, finale. Preparazione, caricamento bacchetta sinistra, finale. Vi mostriamo qualche esempio sulla batteria. Quando si fermano le vibrazioni solo con tre dita, non si pressa una superficie sufficiente con la forza necessaria. Impugnando le bacchette solo con l'indice, invece, si riesce a pressare una superficie maggiore con una forza superiore ed a fermare anche due timpani contemporaneamente. Le vibrazioni vanno fermate con un movimento di pressione veloce ma graduale. In caso contrario, si sentirà il rumore delle mani quando si poggiano sulla pelle e uno sgradevole effetto ventosa quando si allontanano. Per allontanamento si intende il movimento verso l'alto che fa la mano che ha già colpito per non ostacolare l'altra che deve colpire. In pratica, un finale di movimento con maggiore slancio di quello utilizzato sul tamburo per evitare lo spostamento laterale. L'allontanamento si può eseguire come l'incrocio sia da destra verso sinistra sia da sinistra verso destra.
Nel primo caso è la sinistra che si allontana dopo aver colpito, nel secondo è la destra. Con l'allontanamento è più facile ottenere l'uguaglianza dei colpi e si guadagna in precisione ed incisività. Con il più diffuso spostamento laterale, invece, si allunga notevolmente il percorso delle bacchette e si rischia di arrivare in ritardo.